Non solo un ospedale per bambini, ma un punto di riferimento. Questo l'intento definito per il Salesi di Ancona dal dottor Michele Caporossi, direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti e presidente della Fondazione Salesi, durante la presentazione dei dati dell'attività del 2017 del reparto pediatria diretto dal dottor Salvatore Cazzato. Dottore, i dati del 2017 mostrano un dato su tutti, una crescita. Sì. In effetti il 2017, perlomeno i primi 9 mesi del 2017, in confronto al periodo, l'analogo periodo dell'anno precedente, dimostra una crescita della nostra attività sia in termini di ricoveri, sia in termini di prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni di tipo specialistico, e questo sia per bambini provenienti dalla regione che per bambini provenienti da fuori regione Marche. Dunque è un punto di riferimento sempre più anche, se vogliamo, nazionale, al di fuori insomma dei confini regionali. Beh, sicuramente il Salesi si conferma come ospedale di riferimento all'interno della regione Marche, integrato ovviamente nella rete ospedaliera della sanità regionale, ma per alcuni versi e per alcune patologie anche come punto di riferimento a livello nazionale. Numeri alla mano, si è registrato un incremento della degenza ordinaria del 27% e si arriva al più 103% per le prestazioni ambulatoriali. Un ospedale pediatrico specializzato sul medio e basso Adriatico, dunque sempre più regionale, ma considerato anche al di fuori dei confini regionali. Un rilancio più che avviato e che vuole essere consolidato. Presidente, sono stati presentati i dati del 2017, quali gli obiettivi futuri? I dati sono dati estremamente positivi, raccontano di un Salesi in grande salute dal punto di vista dell'attrattività da altre regioni d'Italia, mantenendo quel bacino ottimale per poter garantire servizi di qualità dal resto della regione, quindi riconosciuto come hub, come punto centrale di un sistema che dà a questa struttura il ruolo di perno per l'intera attività che si fa nelle Marche per i più piccoli e in termini di produzione, quindi risultati in crescita sulle prestazioni, in alcuni casi con numeri veramente importanti. Sono le tre direttive lungo le quali vogliamo spingere questa struttura, continuando gli investimenti, continuando a offrire tutto quel supporto perché possa svolgere appieno questo ruolo, e deve secondo me in futuro continuare a confermare questi dati di crescita che sul profilo nazionale, regionale e in termini di capacità di produzione qualificano la struttura. Ha sottolineato la necessità dell'ottimizzazione. Sì, perché in una rete come quella regionale lavoriamo bene se ognuno svolge al meglio il proprio compito. Quindi distribuire un carico di risorse, di opportunità nel territorio, giocando ognuno la propria partita. È lì che ottimizziamo, diamo il massimo e con le stesse risorse offriamo di più sia in termini di quantità che di qualità ai cittadini. Direttore, quale è lo stato dei lavori del nuovo Salesi a Torrette? Allora, oggi abbiamo detto non solo muri, perché appunto le cose marciano al di là dei muri, però ci stanno anche tutte le premesse per fare bene i muri. Primo, abbiamo affidato il progetto esecutivo per trasferire tutta la parte materno-infantile, quindi il percorso nascita, la ginecologia, al sesto piano dell'ospedale di Torrette. Il cronoprogramma che prevede di fare il trasferimento entro la metà del 2020 è rispettato. Secondo, la Regione sta andando avanti con l'affidamento dei lavori del nuovo ospedale pediatrico Salesi, che sorgerà nell'area di Torrette con un edificio che è autonomo e che però è servito da tutti quelli che sono i servizi ospedalieri. Anche lì il cronoprogramma è rispettato, il 2018 sarà l'anno dell'appalto, poi seguiranno i lavori che ovviamente sono complessi, però nei tempi giusti, che sono diciamo fra i 3 e i 5 anni massimo, dovremmo avere conclusa tutta questa operazione che avrà appunto il senso di dare un grande futuro a tutta questa bella vecchia tradizione delle Marche. Parlava inoltre di far sì che il Salesi possa essere realmente un punto di riferimento non solo regionale. Il Salesi già lo è, perché noi, come abbiamo fatto vedere oggi, si rivolgono a noi bambini, famiglie, medici, pediatri in particolare, che provengono da varie regioni italiane, perché noi sappiamo dare la risposta per particolari questioni che non possono essere trattate né a casa dei bambini purtroppo, né
nei piccoli ospedali o negli ospedali di rete. Funzioni che hanno necessità, come l'oncoematologia, come la neuropsichiatria infantile, come le malattie rare, tutte le varie questioni un po' complesse di alcune patologie gastroenterologiche, pneumologiche, eccetera, rispetto alle quali è necessario avere un solo punto che sia specializzato per dare la migliore cura. Ecco, il Salesi è già tutto questo e dà risposte ai marchigiani, agli umbri, agli abruzzesi, ai molisani, ai pugliesi e anche agli emiliano-romagnoli.